14:36, benvenuti amici ed amiche di Radio Roma Futura, una nuova puntata. Spero più amiche che amici, sinceramente, però questa... Va bene, queste sono particolari che ti tieni per te. Quarta puntata della seconda stagione di Ogni Maledetto Sabato, chi vede il buon pomeriggio a Marco Roberti, e qua insieme a me, come al solito, ci sono Daniele Scuffia. Buon pomeriggio. E Matteo Giuseppone. Salve, salve. Come avrete intuito. Salve Salvino, cattivo vicino. Esatto. Vabbè, a parte queste filastrocche, come avrete intuito, al momento non c'è Valerio Cenzi, che però ci raggiungerà a breve. E quindi, insomma, sarà anche lui qui con noi. Mentre adesso c'è solo con spiritualmente, noi, possiamo noi. Dire, sì. E... vabbè, scusa se non ho colto la citazione colta. Comunque... Con noi. Torniamo dopo due settimane di pausa. Non sono state pause nazionali, ma vari impegni, insomma, vari impedimenti che non ci hanno permesso di essere in onda. E però torniamo oggi per un'altra nuova fantastica giornata di Serie esatto. B. Cioè, tanto, meravigliosa. C'è veramente tanta carne al fuoco. E quindi andrei da Matteo, che adesso rileva per il momento Valerio al desk, e ci dirà un po' esatto. quali sono le partite che le seguiremo partite in diretta. 15 vuole? Ma sì. Se le gamba. Abbiamo quelle delle 14:30. Non ci sono, però quelle delle 15 abbiamo Brescia-Salernitana. 8-1. Cremonese-Spezia. 7-0. Foggia-Cittadella. Abbiamo anche con 5 Frosinone-Cesena. Novara-Empoli. Parma-Provercelli. Pescara-Ternana. E alle 18 Palermo-Venezia. Va bene. Domenica alle 15 Avellino-Carpi. Poi abbiamo alle 17:30 Lentella contro il Bari. E al lunedì alle 20:30 Perugia-Ascoli. Ebbene sì. Ebbene sì. Quindi io a questo punto ti inviterei, Matteo, anche a leggere la classifica. La classifica, questa è una cosa. Esatto, che... questa è una condizione piuttosto indispensabile. Allora, la classifica di esistenza. Troviamo il Bari primo a 29 punti, seguito dal Palermo a 28, terzo il Parma con 26, a pari punti col Frosinone. Poi abbiamo Empoli a 25, insieme col Venezia, Cittadella settima a 24, Cremonese a 23 con il Carpi. Salernitana a 22, Novara a 21, Spezia e Pescara a 20. Perugia-Avellino a 19, Brescia e Foggia a 18, e poi nella parte bassa della classifica troviamo Provercelli e Entella a 17 insieme al Cesena ventesimo, e Ternana a 16, Fanalino di Coda Lascoli a 14. Comunque classifica che rimane sempre molto corta, cosa che ormai è una prassi da inizio anno. Sì, beh, diciamo che sostanzialmente abbiamo lasciato la Serie B due settimane fa con una classifica veramente intrigata. La ritroviamo sostanzialmente allo stesso modo intrigata? Sì, al punto di partenza, se non peggio. Peraltro, ecco, volevo esatto. Insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, perché mi ricordo che l'ultima puntata che abbiamo fatto Daniele appunto parlava del Bari come il Bari o la Bari sì, esatto. E come di un Bari che sono una delle principali candidate alla promozione. Sì, e effettivamente non era proprio nelle primissime posizioni. Intanto voglio salutare adesso, insomma, tutti quelli che ci stanno sentendo, un cioè... ascolto che sarò sono io che sto guardando. Vabbè, la cosa è veramente tristissima. È imbarazzante. La cosa è veramente triste. Sono io che sto aggiornando. Potessimo tagliare questo pezzo, lo faremmo veramente volentieri. Ma comunque adesso direi che possiamo partire con le partite da esatto. presentare, che forse è il caso. E comincia Daniele con Brescia Salernitana. Vediamo se ti ho preso in castagno o eri attento. Brescia Salernitana con la Salernitana. Ah, la partita inizialmente la vittoria con l'Empoli, il pareggio con il Cesena, sembrava quasi che fosse l'anno di esatto, sì, sono d'accordo. Invadiamo la Serie A tipo Benevento, che appunto ricordiamo Benevento a 0 punti, sì, non invaso proprio nulla. Invece il Brescia viene da qualche risultato positivo, qualcuno no. Per esempio il pareggio casalingo con lo Spezia non si può operare tra i risultati positivi. Bocciolato in diretta radio. Matteo è una persona molto brutta. Sì, veramente imbarazzante. Molto brutta. Tornando alla partita, che si giocherà in quel che partita la regola. Il consolato. Il Rigamonti di Brescia. Si presenta la squadra del grandissimo Aione Caracciolo con un 3-4-3.
4-2-1 con Minelli tra i vari, con Polaro, Gastaldello e Lancini ormai presidente del Consiglio, Cancellotti, Bisoli, Martinelli, Furlan, Carletto, Ancelotti, Cancellotti, ovviamente. Esatto. Esatto. Poi abbiamo anche Bisoli, che è il fratello segreto dell'allenatore, no, in realtà è il figlio. Martinelli, Furlan, che non è amico di Furlan, Dall'Oglio, e davanti Ernesto Torregrossa in coppia con Andrea Caracciolo. Esatto. Dall'altro lato la Salernitana invece schiera tra i pali uno dei migliori portieri di stagione, ovvero Radunovic. In difesa Schiavi, Pucino e Mantovani. Pucino autore dell'ultima rete della Salernitana in quel di Cittadella. Esatto. La sconfitta per 2-1. Con il centrocampo a 5, ormai questo modulo, questo 3-5-2, è veramente utilizzato praticamente da mezza Serie A e mezza Serie B. Con Vitale a sinistra, Minala, Signorelli e Rizzo in mezzo al campo, Gatto a destra, alle spalle di Bocalon, che si sta rivelando forse la grande sorpresa di questa Salernitana, e di Rossi, il centravanti laziale, che sta facendo molto bene fino a qui. Anche lui, insomma, la sorpresa. Anche lui, insomma, è una delle sorprese sicuramente di questa Serie B. E insomma, ci siamo, sì. Quindi, insomma, le formazioni di Salernitana contro di Brescia Salernitana abbiamo dette. Matteo, vuoi andare te con Ma io andrei, sinceramente, se me lo permetti, con Pescara Ternana, che è una sfida che promette tanti gol, almeno sulla carta. Le due squadre sono molto offensive, tirano spesso in porta, le statistiche lo dicono, hanno tante soluzioni per andare in rete. La squadra di Boceschi è reduce dal pareggio nel derby contro il Perugia, mentre quella di Zeman ha perso contro lo Spezia incassando ben 4 reti. Quindi andiamo a vedere le formazioni, con il Pescara che si schiera con un 4-3-3, con Fiorillo in difesa, Zampano, Fornasie, Perrotta e Crescenzi, a centrocampo Balzania, Carrara e Brugman, attacco Mancuso, Pettinari e Benali. Ternana con un 3-3-3-1, Plizzari, Valiant, Gasparetto, Signorini in difesa, sì, ex direttore di TV Sorrisi e Canzoni, ricordiamolo. Varone, Paolucci, Defendi, poi Carretta, Tremolato e Tiscione dietro la punta Montalto. Quindi abbiamo anche analizzato la partita Pescara-Ternana. Andiamo lascio a Frosinone. La parola quindi a te, sì, per Frosinone. Sì. Andiamo a Frosinone, dove ci giungono le formazioni ufficiali di Frosinone-Cesena. Il Frosinone diciamo deve tornare al successo. Diversi pareggi di seguito in campionato e soprattutto l'ultimo a Empoli, dove la squadra di Longo è stata rimontata da 0 a 3 a 3 a 3 nei minuti finali, esatto, con la doppietta di Caputo. Quindi ovviamente i tre punti darebbero una bella iniezione di fiducia per i ciociari. Secondo te ci sono massoni dietro questo pareggio, Marco? Questo 3 a 3 così e gli ultimi due minuti? Ma no, beh, secondo me c'è dietro un grande Caputo che si conferma un attaccante veramente stellare per la categoria cadetta. Andiamo un po' a leggere le formazioni, perché il Frosinone scende in campo con un 3-4-1-2 con Bardi in porta, Brighenti, Russo, Krajnc e Ciofani. Poi appunto, insomma, il centrocampo è completato da Gori, Maiello e Beghetto sulla fascia sinistra, con Ciano che sta giocando veramente una stagione ad alti livelli, che sta dietro le punte Ciofani e Dionisi. Il Cesena invece 4-4-1-1 molto compatto, con Fulignati in porta, Perticone, Esposito, Scognamiglio e Fazzi, poi Cupis, Coneschi, Avone e Dalmonte, e poi ci sarà la Ribi dietro, l'unica punta Iallo. E adesso, insomma, continuiamo. Red Dead, salutiamole tutte quelle che ci stanno Red sentendo. Iallo, certo, farebbero un bel Orange. No, sarebbe Orange una... is the New Black, seguite la serie su Netflix, molto carina, ve la consiglio. Io mi dissocio con tutta la radio. Sì, veramente. Quando... Anzi, manco troppo occulta, perché mi è sembrato molto diretto. Davvero evitabile. Io voglio parlare del Diablo Granoce. Intanto andiamo a seguire le altre, cioè andiamo ad analizzare le altre partite di Serie B. Andiamo da Cremonese Spezia. Perdiamoci d'animo. Ci sto. Andiamo appunto da Cremonese Spezia, perché c'è è una partita tra Almici, come il difensore centrale. Praticamente la Cremonese si schiera con un 4-3-1-2 con Ugani, Almici, Canini, Garzia, Tena e Renzetti.
Campisti, secondo me troverebbero molto spazio nella Juventus. Ricordiamo, scusa se faccio un intervento, abbiamo Wigani, abbiamo Canini, ricordiamo di insomma aiutare gli animali sotto Capodanno, sotto Natale, in team di botti che potrebbero ogni anno soffrono per Canini, questa cosa. Quando giocano loro due, Gatto della Salernitana non gioca. Perché sì, poi dice Gatto gioca, quindi è detto una grande fesseria. La situazione sta degenerando, esatto. In ogni caso, dicevo che il centrocampo della Cremonese è talmente importante che è stato richiesto da mezza Serie A, in particolare l'Inter di Spalletti, ha richiesto Croce, Cavion e Arini, poi piccolo alle spalle di Mokulu e Brighenti. Brighenti, sì. Mokulu, calciatore che sta particolarmente a cuore a Matteo. Sì, molto. Spezia con un 4-3-1-2 con Manfredini tra i pali, De Col, Capelli, Gianni Lopez e Maggiore. Famoso per i suoi tiri di col pieno. Collo pieno, esatto. Capelli perché appunto... Ex Intel. Ex Intel. Nel centrocampo abbiamo Bolzoni, Mastinu e Pessina. Pessina mi piace, devo dire. Pessina, sì, è un bel talentino. Fa parte, fa parte dell'Under 20. È uno dei giocatori più in vista dell'Under 20 italiano. Ma perché sa queste cose? Che cosa perché fa Marco, il pomeriggio? No, hai una ragazza, lui, Marco? Lui la notte, insomma, cerca... Pessina. Io me lo immagino che apre Google e cerca Pessina. Highlights, stagione Pessina 2015-2016. Sei veramente pessimo. Davanti abbiamo Granoce e Francesco Forte Totti, che ricordiamo non è debole, ma è appunto molto forte. E quindi...